Questo è il tuo secondo Secondo. romanzo. Che cosa è cambiato tra il primo e il secondo? È cambiato che il primo era chiaramente, avevo sentito l'urgenza di scrivere una storia, perché avevo una storia forte, avevo una storia da raccontare. E di conseguenza era stato molto più flusso di coscienza. In quel momento, quando avevo scritto il primo, io non avevo ancora capito che era quello che volevo farmi la vita, oltre i lavori, quelli che ti permettono di andare avanti, chiaramente, perché la scrittura ha dei sistemi di guadagno abbastanza Però non lo particolari. diciamo, tu hai guadagnato tantissimo con il primo libro, Miliardario. infatti hai fatto il secondo, Esatto, come esatto. visto così. Però quando io stavo editando il primo romanzo, Sesso, Bugie, WhatsApp, mi sono reso conto che è una cosa che volevo fare nella mia vita, continuare a scrivere libri, e di conseguenza il secondo è stato più un romanzo vero e proprio, in cui sì, ho attinto a esperienze del passato, però al tempo stesso mi sono più dedicato come direbbero gli inglesi, al gioco dello scrittore. Quindi da un certo punto di vista è stato molto più semplice, e dall'altro punto di vista invece più complicato, perché il famoso detto la seconda opera è più Certo, complicata è straverissimo. però questo grande del titolo c'era da sempre perché ci sono due grossi riferimenti secondo me nel libro che sono a due film. Uno è chiaramente il grande Gatsby che è citato proprio direttamente all'interno del libro, ci sono queste Gatsby Night Sì, che che sono ricorrono, vere, che che sono sono vere, sì. esistite. Poi mi dirai anche quanto c'è di autobiografico in tutto quello, soprattutto nelle scene di sesso, e vogliamo sapere i dettagli. E poi anche la grande bellezza, cioè questo mondo romano, Sì, sì, sì. discotecaro, danzereccio, dissoluto, eccetera. Però il tema della grandezza, insomma, ricorre sempre, Sì. grande Lebowski, il Il grande grande Lebowski, tutto il amore, grande, e altre compreso cose. anche il grande che hai citato tu nel tuo post Il Facebook. GCCMNF, Esatto. che vabbè, adesso Allora, guarda, rapidamente, questo è un libro che è nato subito dopo la stesura del primo, e in realtà era nato come un semplice ebook, romanzo breve di 60-70 pagine. Solo che la mia editor e mentore, appena ha letto quelle 70 pagine, mi ha fatto: ma c'è un seguito, perché io lasciavo col classico finale aperto. E questo mi ha dato la possibilità di E dove sviluppare. si chiudeva? Si Cioè. chiudeva con l'incontro tra Viola e il protagonista, quindi Tommaso, in cui ti rendi conto che in realtà l'altro protagonista femminile, l'altra protagonista Simona, non è la vera protagonista, ma è Viola che ruba la scena. Molto Hitchcockiana, esatto. E la mia editora è venuta e mi ha detto: ma qua devi andare avanti, pubblichiamo tre ebook e chiudi il ciclo narrativo. E questo mi ha permesso di passare dal grande Gatsby, che era chiaramente l'omaggio della prima parte, a quella grande bellezza che citavi tu, visto che poi Roma è uno degli elementi cardine del romanzo. E quindi poi alla fine i tre ebook sono stati uniti e la casa editrice ha detto: lo pubblichiamo noi perché ci era piaciuto il primo romanzo. Quindi è una trilogia in sostanza, Una come trilogia diventa. racchiusa in un'opera sola.